Gentili lettrici e gentili lettori di Oran.net, buonasera. Allora, siamo giunti alla nostra terza puntata di questa nostra video rubrica Non solo basket, condotta dal vostro direttore Fabrizio Noto in carne e ossa e telecamera Skype. E come potete ben vedere, questa sera per questa terza puntata abbiamo un parterre de rois. Come al solito, il mio compagno di viaggio in questo nostro viaggio ipotetico nel cercare di trovare delle nuove vie per il rilancio del basket italiano, al secolo il direttore marketing attuale della Virtus Roma, Nicola Tolomei. Buonasera, Nicola. Buonasera Fabrizio, buonasera a tutti gli amici che ci stanno guardando e che ci stanno ascoltando. Bene, vuoi essere tu il padrone di casa e presentare i nostri due graditissimi ospiti? Sì, lo faccio con immenso piacere perché si tratta per me, al di là di due ospiti, di due amici carissimi, quindi vi presento innanzitutto, partiamo dal più giovane, Marco Sorosina, che è il direttore commerciale di Infrasport, di RCS Sport, scusatemi, di RCS Sport e che ha un feeling particolarissimo col mondo della pallacanestro, perché poi lo racconterà lui stesso, è stato un giocatore di ottimo livello, ma è soprattutto un appassionato e mi piace moltissimo nel suo approccio professionale perché ha un approccio multitasking, nel senso che lui ha affrontato i temi di sport marketing da diverse latitudini, ha condiviso con me quando ero direttore marketing della federazione un percorso molto importante di advisoring affiancando la FIP nella ricerca sponsor del quadriennio di gestione di presidenza di Dino Meneghin e adesso si occupa in particolare del Giro d'Italia, quindi avrà delle cose interessantissime da raccontarci. E non per ultimo, oserei dire, è stato anche nel mondo del calcio con un'esperienza importantissima che lo ha formato parecchio a Verona, con una squadra tra l'altro che all'epoca aveva delle grandi ambizioni e anche questa capacità di spostarsi da una categoria all'altra. E sapete benissimo che quando ti sposti da una categoria all'altra in Italia ti porti dietro tutta una serie di problematiche legate alla categoria e quindi sei in qualche modo diventa una tua palestra professionale il dover cambiare l'atteggiamento, il linguaggio e quant'altro. Il Certo. secondo ospite è Maurizio Ragazzi, che i tifosi di Roma ricorderanno con grandissimo, grandissimo piacere perché ha vestito la maglia del nostro club. Maurizio, oltre che essere stato un ottimo atleta, un ottimo giocatore, un ottimo professionista, rappresenta oggi Infrasports. In particolare, lui si occupa di tutta l'area Emilia-Romagna, ma in realtà tutto ciò che è in modo particolare poi basket passa sempre da lui. Per me è un punto di riferimento non solo professionale. Lo dico con grande onestà intellettuale, Maurizio è una persona di grandissima sensibilità, di grandissima cultura, mi piace confrontarmi con lui, molto spesso ci facciamo delle telefonate di mezz'ora, un'ora e parliamo di socialità, parliamo del mondo che ci circonda, beh, e di come poi questo in qualche modo può entrare nel nostro mestiere, perché poi il nostro mestiere, trattandosi di marketing, il marketing è comunicazione, come la comunicazione è atteggiamento, tra l'altro c'è un aneddoto che riguarda proprio il mondo della comunicazione relativo a un canestro che Riccio fece a Roma. Riccio è il suo nome di battaglia, Maurizio Ragazzi per tutti, è Riccio per chi lo conosce. Si Sì, fece un ce lo canestro a ricordiamo Roma, bene a l'ultimo Roma, eh. secondo, Ce lo da una ricordiamo. parte all'altra, e magari se Riccio ci racconterà poi l'aneddoto di come a quei tempi la comunicazione non viaggiava con la stessa velocità con cui viaggia oggi. Quindi li ringrazio entrambi, gli cedo la parola, partirei proprio da Maurizio Ragazzi che ho credo per ultimo, poi passerei la parola a Marco Soresina per un loro intervento. Prego, prego. Ciao a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Sì, partirei proprio da questo aneddoto che è simpatico. Innanzitutto con un preambolo, la comunicazione ai miei tempi, e io ne ho nostalgia, non era preconfezionata, era assolutamente lasciata all'intelligenza e al buon senso e anche alla signorilità e capacità delle persone di saper stare al loro posto, senza che nessuno glielo insegnasse. E quindi in occasione di questo canestro da tutto campo che ci fece vincere il derby con Caserta, con un Paleur gremito Stracolmo, ricordo, stracolmo. stracolmo, con Io c'ero. telecronisti, tra l'altro Buffa e Bagatta, quindi voglio Sì. dire, due persone che oggi sarebbero invidiate dai network di pallacanestro, e appunto c'era questa modalità in cui l'allenatore andava prima in conferenza stampa dei giocatori, dopo a seguire, quindi la prima
primo approccio erano gli allenatori, quindi una sorta anche di precedenza proprio e di importanza. Senza metterci d'accordo prima, Valerio, alla domanda, visto che poi era la centralità, quel tipo Valerio di... Valerio Bianchini. Valerio Bianchini, appunto, esatto. Disse, no, ma come, che colpo di fortuna, questo, non so, un tipo di domanda del genere. E lui, pronto e bravissimo, anzi, complimenti ancora, disse, come fortuna? Assolutamente, noi in allenamento regolarmente prevediamo questi tipi di finale. Poi dopo non vuol dire, cioè, questo è fatto canestro, è stato bravo Maurizio, qua, là, ma noi assolutamente li prepariamo. Non dice niente, arriva il giocatore della giornata. E tutti mi dicono, ah, assolutamente, allora avevi preparato, ottima quella... Ma che ottima, scusa, perché è stata una botta di fortuna, micidiale. Ma Valerio ci aveva detto che... Ma no, ok, sì, si possono anche per divertimento preparare. Fondamentalmente. Per la cronaca ricordo che proprio la settimana scorsa, proprio pochi giorni fa, abbiamo intervistato Nando Gentile, che è stato per 2 anni allenatore qui della Virtus Roma e che era protagonista di quella squadra sullo sfondo opposta, e che ha raccontato che lui, mentre stava correndo, io ancora non lo ricordo, con le braccia alzate verso il tunnel a festeggiare, si è messo con le mani nei capelli nel vedere il tiro con la deflagrazione della parte giallorossa del Palaeuro. No, per lui fu quello che fece il canestro del più uno Caserta. Esatto, sì, sì. No, sì, del più entra... due Caserta, scusa, il più due Caserta. E allora, Caserta, sì. Già l'ultimo canestro, più, abbiamo vinto la partita, lui che faceva il canestro, e proprio invece questo tiro rocambolesco. Poi dentro o fuori non si è neanche capito come tempistica di tempo, perché poi ai tempi non c'erano tutti i marchingegni che ci sono adesso, però insomma è stato talmente eclatante che anche in qualche No, modo, ma... no, poi in tutto questo ha portato poi fortuna, glielo dissi a Nando e ancora adesso ci scherziamo sopra, perché vinse lo scudetto Caserta quell'anno. Esatto, loro vinsero poi perché grazie a quella sconfitta, poi ci ha raccontato Nando, che sono arrivati secondi in classifica, Allora. e quindi hanno avuto un percorso del tabellone playoff meno arduo che se fossero giunti primi, ci ha spiegato, adesso non ricordo bene, però sicuramente meglio incontrare una squadra come l'Olimpia Milano in finale che non trovasse in semifinale. Adesso quindi Benissimo Riccio, poi torneremo, invece poi parleremo di cose un po' più tecniche. Adesso vorrei che Marco si presentasse, anche lui ci dicesse due parole. L'ho già introdotto io, quindi a te la parola, Marco. Beh, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Sono felicissimo di essere qui ospite e soprattutto, vabbè, di parlare insieme a due amici e due colleghi e due persone che stimo molto, come Nicola e Riccio, con cui ho avuto il piacere di collaborare con Nick e soprattutto anche di lavorare per diversi anni con Maurizio. Beh, la pallacanestro ha sempre fatto parte della mia vita sportiva, prima da umile giocatore delle minors, e potrei raccontare tanti aneddoti delle mie discussioni con Maurizio negli anni in cui siamo stati colleghi, insomma. Lui, nobile giocatore di parquet di Serie A, e io, umile frequentatore di campacci di Serie B e di Serie C. È stato sempre motivo di gran divertimento queste discussioni. E poi, come ha detto Nicola, soprattutto la bellissima esperienza in RCS Sport di advisor della FIP, e quindi di attività commerciali e marketing che abbiamo portato avanti assieme. Poi, insomma, il mio percorso professionale ha preso anche altre strade. Quindi l'Hellas Verona, che è stata una bellissima parentesi, quindi il calcio, un grande mondo a livello numerico, a livello mediatico, soprattutto a livello mediatico, quindi se questo è un po' il focus anche dell'intervento, devo dire calcio forse più di tutti gli sport impatta su questo tema, nel senso che tutto quello che viene fatto dentro e fuori dal campo in un paese come l'Italia, che vive soprattutto di calcio, è tutto amplificato. E questo porta a tante situazioni, insomma, che un atleta deve gestire. Raccontava Riccio, insomma, di com'era la comunicazione ai suoi tempi. Una cosa, ad esempio, che ho veramente toccato con mano in questi anni a Verona è quanto impatta la comunicazione su un atleta, che può essere un calciatore o comunque su una società, su un club, considerando che il calcio è in televisione praticamente 24 Sempre. ore al giorno, 7 giorni su 7. Ora mi occupo in RCS Sport, sono tornato in RCS Sport, e
insomma, è come tutti i rights holder, come tutti gli organizzatori, stiamo vivendo un momento sicuramente unico, che probabilmente neanche le guerre mondiali hanno, con le dovute proporzioni, hanno impattato sullo sport, e cerchiamo di affrontarlo, cerchiamo di uscirne. Bene Nicola, da dove partiremo allora a questo punto per cercare... Vai! Guarda, partiamo da una cosa a cui io tengo tantissimo, perché era una persona molto per bene, con cui non sono mai riuscito ad approfondire un rapporto di vera amicizia, ma sicuramente di grande stima. E vorrei ricordare Franco Lauro per un secondo, perché è stato una persona che ha raccontato la pallacanestro. Guarda, lo dico anche con... spero di non richiamare nessuno... i sentimenti di nessuno. In realtà forse Franco Lauro non è stato quello che si può definire il miglior telecronista sportivo italiano, lo dico con grande onestà intellettuale, ma aveva dalla sua una grandissima dote: era una persona per bene, e noi che facciamo questo mestiere sappiamo quanto sia importante farlo con persone per bene, che non mistificano, che non si svendono, che non tirano i trabocchetti con il microfono. Io ho avuto il piacere di conoscerlo meglio, bene, proprio nell'esperienza in cui ho diretto l'ufficio marketing della Nazionale, in anni in cui la Nazionale aveva delle problematiche enormi, perché era una Nazionale che non riusciva a vincere, una federazione che veniva da un commissariamento, quindi ogni volta che il microfono si appoggiava verso di noi c'era sempre il rischio che potesse nascere una polemica, perché magari qualche giocatore NBA veniva con meno voglia, perché qualche giocatore italiano non rispondeva alle chiamate. Devo dire che Franco si è dimostrato sempre, almeno nella mia esperienza, in 10 anni che ho lavorato, da quando lavoro nello sport, una persona estremamente leale e corretta. Io vorrei ricordarlo così, perché ha raccontato questo sport. Penso che anche Maurizio, che da giocatore lo ha avuto, possa aggiungere qualche parola su Franco, e poi inizierei a raccontare, se vuoi, io ho un canovaccio di temi che potremmo portare avanti oggi pomeriggio, però mi piacerebbe un parere anche di Maurizio. Certo. Su Franco. No, assolutamente, mi ha colpito molto, sono stato veramente una giornata difficile quando è arrivata, o il momento difficile quando è arrivata l'improvvisa comunicazione di Franco, a cui ero legato veramente, anche per quanto mi riguarda, amicizia. E la volevo chiudere in fretta, però perché secondo me aveva un suo stile. E quando una persona a livello pubblico raggiunge questa caratteristica dello stile proprio, e non scimmiottare o andare di qua e di là, penso che sia già la qualifica giusta. Insomma. Sei già al 90% della tua performance. Esatto. Io sono d'accordo. Io mi permetto solo di aggiungere che ci siamo conosciuti qualche tempo fa con Franco. E quello che mi è sempre piaciuto di lui era la sua capacità di essere semplice in un mondo in cui purtroppo, e questo sarà uno dei temi, nella nostra pallacanestro c'è troppa gente che, diciamo sinceramente, che se la tira perché crede di essere l'unto del Signore. Lui è sempre stato una persona umile, però brava, con i piedi per terra, sempre pronta a dire la cosa per cercare di spiegarla nella maniera più facile possibile, quindi più comprensibile possibile. Stop. Bene, allora io partirei da una mia osservazione, perché si parla di marketing. Fabrizio mi ha stimolato sull'organizzare al suo fianco questi incontri, perché nasce l'esigenza proprio di ricercare delle nuove formule o cercare di studiare e di capire che cosa succederà dopo. E allora io ho pensato a voi due, perché voi due, per altre latitudini, magari anche su altri territori di marketing sportivo, vi trovate già da adesso, vi troverete a brevi giorni, come me, a Roma, a ricercare inevitabilmente delle nuove formule. Tutti pensano al marketing pensando immediatamente alla parola denaro. Io lo sapete benissimo come la penso. Io penso che fare marketing non sia trovare denaro. Il denaro io lo intendo sempre come una conseguenza della nostra attività. Però per avere questa conseguenza, per arrivare al denaro, bisogna intraprendere un percorso che alle aziende dia quantomeno delle giustificazioni a far sì che i soldi li spendano nello sport, non dico nella pallacanestro, ma quantomeno nello sport piuttosto che in altre attività. E mi fa molto piacere, lo sottolineo, l'intervento della Federica Pellegrini di ieri,
che finalmente per prima nel panorama sportivo, così come Tiziano Ferro l'altro giorno ha fatto un intervento importantissimo nel mondo dello spettacolo, Federica Pellegrini ha detto: signori, guardate che non c'è soltanto il calcio, ci sono tutti gli altri sport. Allora lo stimolo che io voglio dare questa volta, partiamo da Marco che gestisce il Giro d'Italia, io sono convinto dalla mia latitudine che più che promuovere uno stile di consumo, cioè più che favorire, a tornare a favorire il consumo di prodotto, io sono convinto che il marketing, la nuova frontiera del marketing per il futuro sarà stimolare un consumo di stili di vita. Vale a dire, è importante che un'azienda energetica aumenti il proprio le proprie tariffe, che aumenti il proprio fatturato, ma è altrettanto più importante, secondo me, che oggi la popolazione capisca qual è lo stile di vita che ci deve portare ad avere un risparmio energetico nelle nostre case piuttosto che nelle nostre attività. Siete d'accordo con me oppure pensate che tornerà in auge un marketing spietato solo ed esclusivamente verso quello che è il consumo del prodotto? Cosa ne pensate? Vai Marco, prima tu, dai. Beh, insomma, il punto è molto, molto interessante, sicuramente è molto ampio. Il mio pensiero che prende consapevolezza in questo momento qui, e lo stiamo vivendo tutti, è che lo sport è un grandissimo contenuto, forse il più grande contenuto di comunicazione, uno dei più grandi almeno, che un'azienda, che il mercato può avere. E ce ne accorgiamo ora che lo sport a livello mondiale è fermo. Non c'è. Basta guardare una televisione, guardare qualsiasi media e capisci quanto lo sport rappresenti un contenuto incredibile, che ha delle caratteristiche che nessun altro contenuto ha, si rinnova ogni volta, una partita dietro l'altra, una storia da raccontare diversa dall'altra. Quindi questa è una grande certezza da cui tutti noi che operiamo nello sport marketing dobbiamo ripartire. Nel senso che niente potrà sostituire lo sport a livello di contenuto e di storytelling per le aziende e per i rights holder, per chi organizza. Quindi da qui ripartirei. Concordo con Nicola, secondo me l'approccio delle aziende, ma non solo delle aziende, secondo me di tutti gli attori interni ed esterni, chi organizza eventi, chi gestisce delle squadre, chi è un responsabile marketing di un team, di un club, di una federazione, dovrà cambiare, perché cambierà, secondo me, nel medio periodo anche un po' l'approccio sociale che le persone e le aziende avranno nei confronti dello sport. Quindi questa è una fase dove alcune cose andranno ripensate e andranno riviste. Porto un esempio, ad esempio, che mi riguarda particolarmente e che abbiamo lanciato oggi, che è il Giro Virtual, in un momento in cui comunque uno sport giocato non si può fare. La tecnologia ci mette a disposizione mezzi nuovi, mezzi che permettono di raggiungere tantissime persone, anche magari non le stesse persone che abitualmente guardano l'evento fisico, e quindi proviamo a lavorare su un giro virtuale, quindi con la possibilità di correre da casa alcune delle tappe che non potremo vedere a breve del Giro d'Italia, ma che vedremo magari in autunno, e quindi permettere a tutti questi di vivere un'esperienza che magari fino a qualche anno fa era impensabile, avere un rullo smart, tecnologico, avere delle piattaforme che ti permettono di correre di vivere queste esperienze. Questi sono tutti punti, secondo me, su cui lo sport soprattutto dovrà lavorare e su cui dovrà confrontarsi, assolutamente. Parola a Riccio a questo punto. Certo, allora in questo momento, in questo periodo, arrivare secondo o terzo nell'interpretazione di questo momento storico che stiamo vivendo e che lo sport vivrà, perché lo sport dovrà ancora vivere il momento, perché adesso è fermo. E in alcune telefonate con amici e colleghi, ma anche con Nicola, non c'è assolutamente problema, ne abbiamo già parlato, qui c'è da riscrivere assolutamente tutto, perché sono assolutamente d'accordo con sia Nicola che Marco nell'interpretazione, però rimango convinto o non mi sento di poter dare delle indicazioni, perché innanzitutto non le ho, per un motivo non le ho, perché non ho la più pallida idea di come la gente, tifosi, atleti, dirigenti, proprietari potranno uscire da questa situazione epocale, perché come ha detto Marco
è una situazione che è molto peggio della guerra per lo sport, perché non è come la guerra. Perché durante la guerra Bartali si allenava. Oggi non si possono allenare gli atleti. Quindi quando io tutti i giorni leggo di personaggi importanti, dai proprietari a appunto organizzatori, che parlano di date, trovo che siano fuori dal tempo. Perfetto. Sono fuori completamente dal tempo. Assolutamente d'accordo. Oggi bisogna parlare di come interpretare lo stare assieme dopo. E quello lo trovo così importante a livello antropologico, se vogliamo fare i seri, perché se vogliamo parlare di qualsiasi altra cosa io ci sto, ma se vogliamo parlare da seri, questa è una cosa antropologica. Poi dopo naturalmente anche voi potete dirmi, ma cosa stai dicendo o cosa hai bevuto prima di metterti in collegamento, perché questo è oggi. Facciamo solo un gioco. Quali sono i presupposti, secondo voi, per cui Cristiano Ronaldo lo convince a tornare a Torino? Beh, c'è una motivazione molto forte. Però qual è? Una... Beh, sicuramente... qual è? Non sono, per lui non sono certi i soldi. Sì, vabbè, ma per, voglio dire, se Cristiano Ronaldo fosse solo l'esempio di tutti i giocatori, l'essere professionista ti costringe a tornare. Io invece penso che tu abbia toccato un argomento molto importante che molti sottovalutano. Cioè noi pensiamo che il problema del marketing sia quale sarà l'atteggiamento delle aziende. Io invece penso che tu hai toccato un tasto importantissimo e mi domando sempre quale sarà l'atteggiamento del pubblico. Perché io vengo da un board di marketing con Lega Basket che si è chiuso 20 minuti fa in Skype e ho sollevato un problema importante, cioè si parlava della promessa di marketing da portare alle aziende. La raccomandazione della Lega Basket è tornate dalle aziende il prima possibile con la proposta di marketing, anticipateli. Però a domanda, scusa, ma la copertura televisiva quale sarà? Dobbiamo ancora definirla. E a domanda, ma le partite si giocheranno a porta aperta o porte chiuse? Non lo sappiamo. Ma ci sono già due componenti che non ti permettono oggi di fare una promessa di marketing. Ma c'è una terza che ha toccato Riccio che nessuno valuta. E la gente come reagirà? Cioè la gente avrà voglia di andare in un palasport e stare gomito a gomito con altre 5.000 persone? Siamo così sicuri che le persone quello che vorranno è ritornare a stare attaccati uno all'altro? Scusa, ti interrompo un secondo perché si collega e così concludevo. Perché certo, vai, si attacca a quello che giustamente, perché è così, ha detto Marco, che è i valori, il trascinamento, l'entusiasmo, l'empatia, la febbre di sport. Ma questa oggi c'è ancora. Cioè se io vado allo stadio, vado al palazzetto, salto, mi abbraccio, sudo, cosa faccio? È ancora, sarà ancora così o non sarà ancora così? Tra l'altro, quindi, scusatemi se... lì, oppure, scusi, e chiudo, no, quindi, ma lo so. Quei valori giustamente descritti da Marco, ci sono, è un augurio, chiaro, anzi, è quello, è l'aspettativa che abbiamo tutti, però oggi quei valori lì sono sinceramente in discussione, capito? No, la mia osservazione va anche in un'altra direzione, signori, e poi voglio che, ovviamente io sono qui in religioso silenzio ad ascoltarvi. Non dimentichiamoci, tra l'altro, che poi si propone una ripartenza, come hai detto tu giustamente, Riccio, non sappiamo quando, dove noi lo sappiamo, ma nei nostri palazzetti, come voi ben sapete, quanti dei nostri palazzetti, per esempio, sono dotati, se vogliamo ripartire anche subito, di aria condizionata? Zero o uno o due, quindi no, ma ripartire oggi io però volevo il discorso lo voglio allargare non solo al basket, veramente a tutti gli sport. No, quindi vorrei che Marco ci dicesse anche la sua, da certo. RCS è anche un grandissimo organizzatore di eventi. Cioè la domanda è: la variabile di chi organizza l'evento
Per esempio, tutto il sistema sanitario che tu dovrai predisporre per l'accesso in un luogo, la sicurezza che dovrai prestare. Oggi tu fai un evento sportivo con un'ambulanza, ma basterà avere un'ambulanza, forse ce ne vorranno 10. Oggi entri in un palazzo, ci vuole un'ora per entrare facendo la perquisizione. Magari ci vorranno 3 ore, però 3 ore vuol dire che la forza pubblica deve arrivare 4 ore prima. Ora, vi annoio un po', ma per chi fa eventi, e Marco... sono tutti temi che poi si traducono in denaro, perché per poi mettere in piedi un evento e andare già oggi a organizzare un evento costa tantissimo. Per di più, quando avremo questo evento gravato di costi e con una diminuzione di posti, perché inevitabilmente sappiamo già che all'inizio sarà così, già oggi per le leggi antiterrorismo, già l'antiterrorismo ha penalizzato per esempio la partecipazione del pubblico nelle pubbliche piazze che vengono transennate, c'è un limite di capienza, laddove invece negli altri anni non c'era mai stato. Quindi noi abbiamo dei vincoli sull'antiterrorismo, adesso avremo dei vincoli anche per quanto riguarda il Covid. Quindi Marco, tu cosa pensi di questa... No, correttissimo. Le regole di ingaggio secondo me cambieranno per tutti, che sia un evento di piazza, che sia un evento dentro un palazzetto, che sia dentro uno stadio, le regole saranno da riscrivere, perché prima c'erano già degli aspetti da considerare. Questo però è un aspetto che va al di là di ogni previsione, nel senso che al centro viene messa l'incolumità della persona a 360 gradi, che stia giocando in campo o che stia assistendo a un evento. Esatto. Con tutte le complessità che Nicola ha raccontato. Quindi regole da riscrivere, eventi diversi. Se noi ci aspettiamo di rivivere fra 3 mesi lo stesso evento a cui siamo stati abituati 3 mesi fa, secondo me è un grave errore, nel senso, è vero che l'uomo è un animale sociale e quindi attendere reagisce e probabilmente tante cose si torneranno a fare, ma nel breve io sfido chiunque a pensare, se vi dicono che a giugno dovete andare in uno stadio con 60.000 persone, se qualcuno ci va o se qualcuno vuole andarci veramente, uno attaccato all'altro. Quindi gli organizzatori si devono fare queste domande qui. Per citarvi un esempio di quello che stiamo provando a considerare noi su un evento come il Giro d'Italia, stiamo ragionando su anche un cambio di strutture, un cambio degli accessi nelle aree hospitality, un nuovo modo di vivere anche queste aree qua, tutto un tema di rivisitazione delle numeriche, perché purtroppo è impensabile... di accesso del pubblico sulle strade, sono tutti i temi dell'utilizzo di mascherine, dell'utilizzo comunque della distribuzione di materiale, i primi dispositivi sanitari che leggiamo ogni giorno, da mascherine a guanti. In una prima fase lo sport dovrà confrontarsi esattamente come il mondo del lavoro e come la società normale su questi temi qui. Scusami, mi viene da pensare anche alle borracce, no? Come saranno utilizzate dagli atleti? Assolutamente. I punti di ristoro per i grandi eventi. Quindi già oggi c'è molta attenzione su questo. Oggi sulla parte sanitaria, nello sport professionistico, c'è già molta attenzione, perché comunque ci sono anche tante altre complicanze a cui gli atleti sono soggetti. Quindi molte di questo, però io tutto questo me lo immagino in termini, tradotto poi in termini di marketing, che poi è il nostro mestiere, no? Perché sì, poi alla fine non è solo l'aspetto pratico, poi è una caduta, perché poi quando andiamo dalle aziende a dire, bene, allora se tu ci dai dei danari puoi prendere in cambio, puoi usufruire della nostra reputazione, perché la sponsorizzazione è quella, il rapporto tra qualcuno che ti dà dei soldi e chi li percepisce, lo scambio dove sta? Tu mi dai del denaro, io ti do della reputazione, ti do delle immagini. Credibility, no? La sponsorizzazione vive esattamente su questo rapporto qui. Io compro con del denaro quell'upgrade di credibilità, di reputazione, che dallo sport in teoria poi mi dovrebbe aiutare a lavorare sulla mia brand equity e quindi a diventare, a crescere come marca nell'immaginario del pubblico, perché io mi associo a un brand sportivo che è di successo, ma non solo perché vince, che è di successo perché magari è un club leale, per i valori. È un club per i valori, insomma, io ti cedo la parte valoriale che lo sport, e solo lo sport, come diceva giustamente Marco, ti può dare, a te che nella vita fai pannolini e che probabilmente dei valori sportivi
non ne hai all'interno della tua azienda, te li devi costruire. Non potendoli costruire, li vai a comprare fuori. Quindi i pannolini sponsorizzano una squadra di calcio, di basket, e acquisiscono, cioè, lo scambio è lì. Allora, in questo post-Covid, secondo me lo scambio, e insisto su questo, dovrebbe lavorare su un fil rouge che unirà lo sport italiano e l'industria, su quello che è l'atteggiamento sociale, cioè quella che da vent'anni si chiama la responsabilità sociale, che in Expo ha trovato il suo punto più alto nell'area del food, perché poi l'Expo di Milano è stato quello che ha sollevato tante polemiche, ma allo stesso tempo ha permesso all'Italia di far vedere, di mostrare una vetrina al mondo di come il tema dell'alimentazione sia un tema sensibile per favorire la crescita dei paesi che stanno più indietro, per avere una sana alimentazione come stile di vita che ti aiuta a vivere meglio, ti aiuta a vivere di più. Ecco, nell'alimentazione questo è successo. Secondo me nello sport, ed è questa la parte di lettura positiva che io riesco a dare, nello sport noi potremmo trovare un modo per raccontare una maniera per uscire da questa crisi basandola su valori positivi, perché alla fine qui si esce da questo problema facendo più attenzione, dimostrando di avere più attenzione a tutto ciò che ci circonda: il rispetto per l'altra persona, il rispetto per l'igiene. Quante volte noi siamo entrati in una metropolitana al mattino e abbiamo pensato, ma forse non tutti si sono lavati in questa carrozza. Sì, perché secondo me si sono perse anche tante norme di igiene, perché è venuto meno proprio una condizione di rispetto, di educazione. Io non vedo più nessuno in metropolitana che si alza per far sedere una donna. Non lo vedo più. Non vedo più nessuno tenere una porta aperta se entra una persona prima di uscire da un bar. So di dire cose che sembrano demagogiche. No. Io penso che lo sport ha questo grande valore, perché io che conosco anche la parte giovanile dello sport, so per certo che nello sport si insegnano anche... Io rimasi molto sorpreso nella mia esperienza in nazionale, allorché scoprì che non si poteva stare a tavola col cellulare acceso, che è una cosa di assoluta educazione, io lo faccio con i miei figli, ma in nazionale lo facevamo con Gallinari, con Bargnani, con Bellinelli, con giocatori professionisti che magari guadagnavano 5, 10, 15 milioni di euro l'anno, e che magari aspettavano una telefonata dagli Stati Uniti a quell'ora. Beh, io rimasi molto positivamente sorpreso nel vedere delle regole base: non si poteva andare a mangiare con le ciabatte, non si poteva usare il telefono a tavola. Ripeto, sono cose banalissime, ma io penso che oggi lo sport potrebbe essere un veicolo. Il Riccio le conosce bene. Riccio sorride. Perché è ancora più integralista di me, so già cosa vuol dire, io poi gli lascio la parola. Io sorrido perché tu debba sottolineare queste robe. Ma sì, ma le sottolineo perché sottolinei, capito? Sono basilari. Cioè, oggi hai ragione in parte, ne faccio un sunto. Oggi hanno dovuto dire al TG1, e Burioni lo dice continuamente, che attenzione, novità assoluta, bisogna lavarsi le mani. Ma secondo voi, adesso io anche gli stereotipi, non so, ma siamo arrivati nel 2020 e ci siamo accorti che, cioè, è una precisazione da fare lavarsi le mani. Comunque, tornando a bomba, non volevo aprire una discussione o un confronto sul fatto di offrire o meno il posto in metropolitana, ma rimanere più sul fatto sulla profilassi qui, diciamo, siamo trovati. Il fatto, appunto, che ho detto, saranno da scoprire i valori e l'approccio che andremo noi operatori del settore dai clienti, dopo aver però prima, o perlomeno essersi impossessati appunto di questi nuovi valori, di questi nuovi approcci, nuovi progetti che andremo a proporre ai clienti. Perché oggi c'è anche la parte aziendale, e forse, vabbè, anche tu Nicola sicuramente, ma forse ha più contatto continuo e quotidiano Marco sotto questo aspetto, e non so se condividerà questa cosa. Oggi c'è da riscrivere anche tempi, modalità e che cosa si dice a un cliente. Perché oggi i clienti possono anche non essere pronti, o perlomeno immediatamente, credo che questo possiate essere d'accordo,
ad affrontare una nuova sponsorizzazione, un nuovo evento con quei vincoli che ci vengono o che ci verranno indicati. O no, Marco? Cioè, oggi, corretto. Secondo te, sarà pronto a dire vengo al giro con 20 hostess se fa la carovana o hostess per gli hospitality? Che cosa come mi devo attrezzare? Glielo dici tu, organizzatore, perché glielo imponi, perché sei responsabile dell'evento? Certo. O lui lo deve sapere secondo delle procedure o meno che gli vengano date? Ah, corretto, è un tema che ogni azienda reagirà in maniera differente, sono d'accordissimo con Maurizio, ma lo stiamo già vedendo, perché se voi vedete le aziende come stanno comunicando ora, alcune aziende che io chiamo evolute e che sono pronte al cambiamento, già si vede che hanno cambiato i propri messaggi in corsa e hanno ridefinito una strategia. Altre aziende molto più legate alla storicità, si è sempre fatto così, quindi essere poco pronte, poco reattive, sicuramente faranno fatica. E tutto questo impatterà sul mondo dello sport business. Il tema della sponsorizzazione, che è già un tema che non mi piace, nel senso che io, ma tutti i miei colleghi, insomma Maurizio e Nicola, è anni che già non usiamo, non ci piace più parlare di questa, è arcaica, cioè è una partnership, è un dare e avere, è uno scambio di contenuti. L'ha detto prima Nicola, cioè è un deal, è un contratto per cui io ti cedo qualcosa e tu cedi qualcosa a me, deve essere uno scambio di valori in tutti gli sport, dalla Champions League a veramente al torneo di tamburello, deve essere così. Stavo per dire pure io il tamburello. Che tra l'altro è bellissimo, a me piace. Bisognerà riscrivere le regole di ingaggio dentro e fuori, quindi Maurizio dice bene. L'esempio, faccio anche nome e cognome, io sono stato insieme a Maurizio Ragazzi uno dei fautori della sponsorizzazione di Barilla sulle maglie della nazionale. Progetto scritto a quattro mani da me e Maurizio, presentato in Barilla a una persona che purtroppo oggi non c'è più, che ci ha dato fiducia, i fratelli Barilla che hanno sposato questa sponsorizzazione. Poi ieri vedo lo spot di Barilla in televisione, azienda sempre lucida, sempre avanti. Barilla fa uno spot praticamente unbranded, ovvero traduco senza marchio pubblicitario. Il marchio viene percepito dal packaging, quindi dai prodotti che sono presenti, ma tutto lo spot pubblicitario parla di un'azienda che sta vicino al paese Italia, che incarna il sentimento del paese Italia in questo momento, ma è secondaria. Già nello sport, devo dire la verità, la visibilità, soprattutto negli sport che godono di meno copertura televisiva come il nostro, già la visibilità non è più il punto di forza di quella puoi che togliere è... il forse puoi togliere allora, il non fo- è più il punto di forza della sponsorizzazione, o meglio ancora della partnership, perché oramai di questo si parla, come diceva giustamente Marco, ma si sta sempre più andando su un livello valoriale. Quindi oggi Unipol si fa pubblicità dicendo che non ti sta facendo pagare, poi sembra che debba essere un obbligo di legge, non ti sta facendo pagare un mese. Ti dirò di più, Unipol, e mi leggo, come vedi che poi alla fine riusciamo a parlare la stessa lingua, certo. Unipol ha fatto un rebranded. Addirittura, dedicato a questo momento, dedicato a questo momento. Non lo Barilla so, non lo so, attenzione che quando fai un rebrand non torni più indietro. Esatto, sì. Non è come cambiare un paio di scarpe. Unipol ha tolto il rosso e il blu, è completamente bianco con il tricolore sotto, No, ma sicuramente osservato. Secondo me il tema nazionalista. L'altro giorno parlavamo dell'idea di Sandro Santoro di mettere lo scudetto su tutte le maglie delle squadre, no? Della puntata precedente, che è stato bocciato, diciamo così, dalla Lega Basket. Io invece ho difeso l'idea di Sandro. Poi sul totem, sul feticcio, se è lo scudetto o se è invece il colletto, ne potremo discutere. Ma secondo me l'idea che tutte le squadre l'anno prossimo incarnino lo scudetto tricolore è invece importante, perché secondo me le 17, 18, 14 squadre che dovessero tornare a iscriversi l'anno prossimo in Serie A veramente hanno già vinto il loro scudetto. Su questo lo dico perché vivo all'interno di una società sportiva che sapete benissimo che ha una grande storicità, ma che da alcuni anni inevitabilmente vive un momento di grave difficoltà, sia pure con un impegno
garantito da una famiglia serissima. Allora io dico che l'anno prossimo le squadre che ritorneranno in Serie A meriterebbero, ma non solo le squadre che tornano in Serie A, ma anche i nostri figli che tornano a scuola, cioè noi che torneremo al lavoro, tornare alla normalità, tornare a fare a impossessarci della nostra vita, non sarà uno scherzo. Oggi anche psicologicamente andare in un'azienda che magari in questo momento ha messo in cassa integrazione 200 persone o che deve recuperare 3 mesi di fatturato persi, insomma il PIL dell'Italia va da un meno 6,5 a un meno 9,1 per il prossimo anno. La ripresa nel 2022 viene data, oggi ci è stato presentato un documento che viene data 3,5. Ci vorranno, se tutto va bene, 3 anni per venire fuori da questa situazione. Oggi ci vogliono idee e proposte che siano in linea con le aspettative economiche, ma soprattutto che siano in linea, secondo me, con le aspettative culturali, sociali. Bisogna saper interpretare un po' di più il momento e anche le aziende. Bisogna avere un po' di più. Noi per vocazione tutte e tre abbiamo sempre il cappello dell'azienda quando andiamo in giro, perché pure io, sia che andiamo da quelli che vendono piadine, da quelli che vendono energia, macchine, noi siamo inevitabilmente multitasking, perché ci dobbiamo, anzi molto spesso ai clienti customer oriented, si dice, no? Noi gli diamo le soluzioni. Riccio lo sa bene, noi abbiamo avuto per anni un'azienda sponsor sulle maglie della nazionale che ci ringraziava perché ogni mese gli mandavamo delle idee su come sfruttare la sponsorship, perché la mission di un'azienda non è l'attivazione della sponsorizzazione, ma è fare il proprio business. Le agenzie, gli uomini marketing sono importanti per questo, perché devono saper colmare quel gap di know-how che molto spesso questi sponsor non hanno. Sapete quanti sponsor entrano nello sport per un desiderio di visibilità, per un desiderio di supremazia, e poi si accorgono, una volta entrati nello sport, che non lo conoscono. Esatto. Non lo conoscono. Perché no, è come se io entrassi in un'acciaieria perché penso che sia una bella idea entrare in un'acciaieria e poi però mi scopro dover gestire il business di un'acciaieria. Non ne avrei le competenze. Quindi noi dobbiamo sapere intercettare, dobbiamo sapere essere molto in fretta azienda, ma dobbiamo essere non l'azienda di ieri, dobbiamo essere l'azienda di domani, quindi compenetrarci in tutte le loro problematiche. Che aziende ritroveremo. Aziende ritroveremo, Marco. Cioè, il problema è quello lì. Cioè, la sensibilità, prego. No, no, scusami, io volevo solamente, io sono talmente appassionato di questo, che però vi devo richiamare al tempo, no, abbiamo ancora al massimo 5 minuti, quindi io direi di essere un po' più, più stretti, chiedo scusa se sono costretto a fare il ragioniere. Nello sport e nel business. Era quella di... Tempo sfuggit. Che dovremmo imparare in fretta con idee e cogliere immediatamente e applicare le idee che necessariamente dovremmo avere, e chi non le ha dovrà darsi da fare per averle, però applicandole a queste nuove aziende che troveremo in questo periodo, perché troveremo delle altre aziende. Marco parlava di uno sviluppo digitale sul Giro d'Italia. Marco, tu pensi in effetti che il digitale, come hai dimostrato già in queste settimane, sarà un po', soprattutto il primo anno, forse la soluzione, una delle soluzioni da proporre alle aziende, no? No, allora, sicuramente è una strada che alcuni sport hanno preso prima, se penso al calcio, se penso alla Formula 1, il gaming legato alla Formula 1, ai motori, da quanti anni esiste e a che livelli si è sviluppato. Ho visto su Sky Sport settimana scorsa la sfida fatta dai piloti di Formula 1. Certo. Ragazzi, parliamo di un'evoluzione di piattaforma a livelli stratosferici. Il calcio più sicuramente ha fatto un buon lavoro, alcuni sport sono rimasti indietro, il ciclismo, anche se poi il ciclismo ha forse anche il plus di poter giocare realmente fisicamente, cioè, mentre in un gioco di Formula 1 è un'abilità non fisica, ma una skill fatta con un joystick, invece con i rulli di bici bisogna comunque pedalare la gamba. Ma la mia domanda è tu pensi che nei famosi pacchetti di sponsorizzazione che noi vendiamo, no, ci saranno più soluzioni digitali, sì, meno hostess, meno engagement sul palazzo, sì, dello stadio? Questo? Di questo ne ero già un po' convinto prima, perché comunque le generazioni native digitali crescono. Beh, gli sponsor già la fase 2.
gli sport sono lì, fanno sì, già sì, dei... per prendere per raggiungere ora un ragazzino o comunque un ragazzo giovane, devi comunque parlare un linguaggio anche diverso, che è un altro tema, e usare piattaforme diverse da quelle che abitualmente siamo stati abituati noi a utilizzare, questo senza dubbio. Quindi sicuramente il digitale già cresceva e accelererà in maniera importante, remoto, digitale, web, tutta questa parte qua social. Sono convintissimo, abbiamo detto una cosa vera, che per i tempi anche miei, non solo quelli del Riccio, erano già valori imprescindibili, ma lo sport dovrà tornare a comunicare soprattutto quello, perché guarda, non ci sarà niente che potrà comunicare il tema della squadra, della ripartenza, del cadere e rialzarsi, che sono tutti temi attualissimi e che un'azienda, secondo me, smart dovrà cavalcare. Guarda, una cosa molto perfetto, particolare che è successa in questi giorni, io sto seguendo una delle mie due figlie che sta facendo lezioni da casa via web, no? Sta seguendo attraverso la piattaforma Classroom, sta studiando. Beh, ho notato, guardandola da lontano, ho notato per esempio che lei è molto attenta, perché nel rapporto col docente, che è dall'altra parte, lei sa di essere vista sullo schermo, quindi differentemente dalla classe, dove magari se la professoressa guarda a destra non vede cosa succede a sinistra. Vero. Invece la cosa che mi ha lasciato veramente stupito, io ero assolutamente scettico su questo tipo di lezione, invece ho notato che lei ha una massima attenzione e che mentre la maestra spiega, lei col cellulare, con altri strumenti, libri e quant'altro, era interattiva rispetto alla lezione. Allora, mentre la guardavo, mi dicevo, però, se noi riuscissimo a trovare un modello di engagement con gli sponsor che durante la partita o prima della partita, dopo la partita, va a ricreare questo tipo di attenzionalità, forse noi troviamo delle soluzioni alternative. Però tutto questo, e sicuramente ci ingegneremo per farlo, ci sono società che ci aiuteranno a studiare questo, abbiamo tanti amici professionisti anche in questo settore, però devo dire che tutto questo, la cosa che mi lascia un po' così, è sempre il rapporto one to one, è sempre la gioia che lo sport ti dà nella partecipazione. Il cambio antropologico. È la parte antropologica. Anche l'insulto, esagero, ma anche l'insulto, lo sfogo, l'incazzatura. Aumenterà. Io volevo... Ci sta anche quello, perché molta gente trova come valvola di sfogo lo sport, senza travalicare ovviamente, no, ma senza travalicare. Ma io, una delle immagini più belle che ho della pallacanestro è un signore che si scaglia contro la polizia a Bologna dopo un derby, ma questo signore sulle spalle aveva suo figlio di 8 anni. Cioè, stava andando contro un celerino armato col figlio di 8 anni in spalla. Proprio. Quindi voglio dire, secondo me lo sport è una valvola di sfogo, perché poi durante la settimana ci si scherza. A me mancano tantissimo, per esempio, scherzi tra le tifoserie. È tutta quella parte lì sulla quale si crea marketing, no? Perché poi durante la settimana leggiamo la Gazzetta, leggiamo i media, leggiamo i social, ci sfottiamo, le aziende creano storie. Ecco, secondo me noi dovremmo essere bravi nel post a trovare un nuovo tipo di soluzione. Io penso che, lo dico con un... per almeno veramente per un lungo periodo non arriveremo a un livello, diciamo così, sostenibile. Trovare la sostenibilità sarà molto, molto, molto difficile. Temo ancora di più che ci vorranno che forse non torneremo neanche più dove eravamo prima. Cioè, inevitabilmente dovremo trovare soluzioni nuove, inevitabilmente. Io volevo chiudere, perché il tempo stringe, e chiedere a tutti e tre, se è possibile, 30 secondi a testa. Riccio, dovremmo comunque, se parliamo di marketing, se parliamo di visibilità, di credibility, dobbiamo sicuramente far sì che questa pallacanestro, se torno nell'alveo della palla spicchi, debba essere un po' più vista su tutti i media più comuni. Beh, lì la pallacanestro parte avvantaggiata, perché aveva già il problema e quindi avrebbe già dovuto affrontarlo questo problema. Esatto. È stato il Covid o meno. Lì il problema c'era già e quindi le idee avrebbero dovuto averle già... Cioè, magari abbandonando un po'
non è corretto dire che dobbiamo abbandonare il criptato, ma fare un'equa ripartizione, perché non c'è niente da fare. Più lo fai vedere a gratis, o quantomeno lo fai vedere in chiaro, più questo sport può avere una chance in più di essere visto. Guarda, non, senza ombra di dubbio, ormai storgere il naso davanti a dove sei visto mi sembra veramente anche quello ormai fuori dal tempo. Cioè, le piattaforme sono tutte disponibili, la gente ormai ha la possibilità di vedere qualsiasi cosa in qualsiasi situazione. Sicuramente la differenza la fa la forza contrattuale che il calcio ha, gli altri sport non hanno, perché non è a caso che lo sport è l'unico sport ancora aperto. Parliamoci chiaro. Qui stiamo parlando di sport che a me, sinceramente, ma la voglio chiudere qua. Cioè, voglio tenere aperto lo sport, cioè, non si trovano i tamponi. I medici del calcio hanno proposto 4 tamponi a giocatore a settimana. Cioè, il primario del Sant'Orsola non si è fatto il tampone, non c'è per il tampone. C'è stato il primo tampone, il secondo, un primario del Sant'Ors, non l'ha trovato. Ma può essere credibile, allora torniamo a quello di prima. Certo. Può essere credibile che uno sport che va a cercare dei nuovi valori dopo questo disastro ne proponga 4 a settimana per un giocatore? Va bene. Marco, come la vedi tu invece? No, multipiattaforma, sicuramente questo vale per tutti gli sport, per il basket in primis. Il basket ha un esempio, secondo me, che forse è l'unico al mondo che ha un papà come l'NBA, che è il maestro della multipiattaforma, della multicanalità, del multietnico, del multilinguaggio. Su queste cose qui veramente c'è una apripista incredibile. L'Italia è un mercato differente, è un contesto culturale differente, però da alcune cose bisogna copiarle. Secondo me, multipiattaforma, contenuti, personaggi. È veramente un modo anche, e questo passa anche da noi, dai professionisti del marketing, della comunicazione, dai direttori marketing, dai direttori della comunicazione, un salto avanti nel comunicare uno degli sport che è uno dei più belli, e non lo dico perché lo abbiamo fatto a livello di contenuto, ma è uno dei più spettacolari e va assolutamente portato fuori, va portato dalle persone. Io invece vi dico la mia, siccome tutti quanti reclamiamo degli aiuti governativi verso lo sport, ieri la federazione ha messo a disposizione 4 milioni, sono pochi, ma sono 4 milioni che andranno alla pallacanestro di base, alle squadre minori. Adesso stiamo aspettando la Lega Basket, ha dichiarato una perdita di 40 milioni. Io, se fossi nella possibilità di poterlo fare, chiederei al governo italiano 3 reti televisive sulla Rai innovative sullo sport e la diretta televisiva di tutti gli eventi sportivi, degli sport extracalcistici, per offrire a tutti gli italiani gli sport in diretta. Io farei Rai Sport 1, Rai Sport 2, Rai Sport 3, Rai Sport 4, arriverei fino a Rai Sport 10 e chiederei al governo italiano per i prossimi 3 anni di pagare le produzioni televisive, perché lo sport è cultura, e metterei lo sport gratis in prime time. Io alle 20:30 metto Virtus Roma Armani Jeans e sfido, voglio vedere quanta gente guarda. Dissi che avrei portato 5 persone al Palasport, ne siamo arrivati fino a 8.000 con Milano. Io sono convinto che se noi mettiamo su Rai Sport alle 20:30 di sabato sera Armani Jeans contro Sassari, Roma contro Torino, qualsiasi cosa, noi il pubblico lo facciamo. Quindi sono d'accordo con Marco sulla multipiattaforma, ci vuole, assolutamente ci vuole, perché la modernità è quella, ma sono convinto che se dovessi chiedere oggi un aiuto allo Stato, non chiederei soldi, chiederei spazio, chiederei opportunità. Esatto. Poi me la gioco. Però vorrei partire, io in un paese veramente democratico bisogna partire ai nastri di partenza, tutti. Allora, la Rai, il calcio c'ha 9 dirette al giorno, ogni domenica, su tutti i canali. Bene, io voglio le dirette di 9 partite della Serie A spalmate su 3 giorni, su 3 canali Rai in chiaro. Io se dovessi chiedere qualcosa... Appunto, però Nicola, idee realizzabili, non idee irrealizzabili. Idee realizzabili, ma poi 10 canali per la Rai è irrealizzabile. Allora, viviamo in un paese che ha un canale solo per far vedere il wrestling. Su. Comunque, no, ma assolutamente. Io invece scusa, Riccio, vai. I personaggi. Io in questo momento punterei più a creare personaggi che avere un... Farei qualche canale in meno e contenuti e molti personaggi.
va bene, così. Contenuti. Signori, in più. Sì. Io vi ringrazio tantissimo, è stata una bellissima puntata, non avevo dubbi perché adesso stiamo entrando nel vivo, proprio stiamo andando a toccare proprio la carne viva dei veri problemi, quindi un sentitissimo e enorme ringraziamento al padrone di casa, insieme al sottoscritto Fabrizio Noto, ricordatelo me. Buonasera Nicola. Buonasera a tutti, vi prego, alla fine di questa puntata, chiunque l'avesse vista, devi mettere il link del canestro di Riccio contro Caserta. Ti prego, mettilo da qualche parte. Ma ci pensiamo io. Ma ci penso voglio io che della... tutti lo vedano, perché siccome andiamo sempre a vedere sui social i contenuti. Dobbiamo vedere il canestro di Riccio, ragazzi. No, anche perché poi è esaltato in maniera sclerotica, proprio una roba da ridere. Sembra oggi le cose. No, ma sei... Pastoncino proprio... attillato, capito? Ci si il problema è che tra l'altro il problema è che poi la qualità poi delle singole immagini non sono assolutamente non digitalizzate. Quindi buonasera. Diciamo che non c'era l'8K ai tempi del Riccio, non c'era l'8K. Allora buonasera e grazie di cuore Marco Sorosina, grazie. Grazie a voi, buonasera a tutti. E non per ultimo, ma assolutamente in mero ordine, diciamo, sclerotico da parte del sottoscritto padrone di casa, buonasera e grazie ancora a Maurizio Riccio Ragazzi. Grazie a tutti voi. Facciamone però una abbastanza in fretta, un'altra, perché poi dopo qui stai uscendo di casa non becchi più nessuno. Non becchi. No, certo, adesso ci organizziamo. Noi abbiamo previsto 6 puntate, la prossima sarà giovedì prossimo e speriamo di portarvi sotto la lente di ingrandimento. Adesso alziamo un pochettino... andiamo a parlare probabilmente con i proprietari per cercare di capire che cosa vogliono far loro. Quindi un saluto da Fabrizio Noto per questa terza puntata di Non Solo Basket, è tutto, ci rivedremo alla prossima, grazie ancora per la vostra gentilissima partecipazione. Ciao a tutti, ciao, 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 ragazzi. Ciao. Ciao Marco, ciao Maurizio, ciao.